Allora, la ricerca nasce all'Università di Cagliari in una collaborazione fra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, perché sfruttando la vasta esperienza che si ha in ingegneria meccanica tradizionalmente a Cagliari nel campo dei compositi polimerici, per utilizzare queste tecniche nel campo dei compositi cementizi, nell'ingegneria civile e nell'architettura. E conseguentemente sono state fatte delle prove sperimentali su campioni di compositi cementizi del tutto simili al ferrocemento utilizzato da Nervi dagli anni fine anni 30, primi anni 40, e compositi cementizi che sono oggi sempre più utilizzati sia per retrofitting di strutture in muratura piuttosto che in cemento armato, e sia per la costruzione di strutture di piccolo spessore. E si è utilizzato una modellazione, nella modellazione numerica si è utilizzato il Concrete Damage Plasticity Model, che ha dato dei buoni risultati nel confronto con i risultati sperimentali.